Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Una rosa di 22 giocatori completamente interscambiabili, uno staff rinnovato 100% valtellinese e tre nuovi calciatori, ideali per completare l'organico della squadra. Con queste carte il Sondrio Calcio è pronto a giocare la sua partita nel nuovo campionato di eccellenza 2017-2018. Quest'oggi presso la sala dei balli di Palazzo Sertoli, il presidente Aurelio Mostacchi non ha nascosto la voglia di puntare in alto, sempre con la consapevolezza di stare coi piedi per terra. Entusiasmo che non ha celato nemmeno il nuovo mister del Sondrio, l'ex calciatore del club Luca Colombo. Sicuramente è un onore, è un orgoglio e spero vivamente di far sì che la scelta del presidente sia stata la migliore. Tanta voglia, non vedo l'ora di cominciare, sicuramente tanti stimoli. È bello comunque lavorare con gente che proviene dallo stesso territorio, dalla stessa città. Avrò anche uno staff comunque tutto valtellinese, prettamente di Sondrio, e penso sia il sogno di qualsiasi ragazzo alla fine o giocare nella squadra della propria città o comunque come me adesso allenarla. Per questa stagione faranno parte del gruppo, come anticipato, tre ragazzi di talento: il difensore Emanuele Valzo, l'attaccante Jacopo Zenga, figlio di Walter Zenga, e il centrocampista Enrico Di Cesare, tutti concordi nell'aver trovato nel Sondrio una società seria e di qualità. Il motivo per cui ho deciso di tornare, l'anno scorso mi sono trovato molto bene, sia con i compagni che con l'ambiente di Sondrio, con i tifosi e con la società. E un altro motivo per cui sono voluto ritornare è perché comunque si vogliono fare le cose fatte in una certa maniera, che nel calcio di oggi è importante, e anche determinati giocatori che sono arrivati e che sono rimasti fa sì di poter sperare in questa cosa. Ho parlato con la società mi ha illustrato il progetto che ha quest'anno di come vuole allestire la squadra, l'idea che hanno di fare calcio, e la squadra secondo me è costruita bene e di conseguenza ho accettato la proposta del Sondrio. Io ho avuto da subito ottime impressioni, ho ottime impressioni tuttora, ora rimane il campo e vedremo di trasferire quelle ottime impressioni anche in campo. Ho trovato in loro, in tutta la società, una società forte, capace di fare calcio, che questo non è da tutti, e diciamo che quando l'obiettivo è fare bene, se vogliamo dire vincere, a tutti piace, però per farlo diciamo che non bastano solo i giocatori, ma ci vogliono tante componenti che, come oggi penso che si siano dimostrate, una società molto attaccata alla città, alla squadra, al gruppo, con dei valori veri e con gente qualificata che al di là del campo sa trasmettere alle persone, e penso che questo sia il valore aggiunto di questa società. Un'avventura che comincia sotto i migliori auspici, grazie anche al supporto degli sponsor della società, tra cui l'azienda Gritti e il main partner Creval.